Ciao Jeremy, hai fatto tardi stasera. Stai smontando adesso dal lavoro? Ah, che cos'è stato? Che cos'è quello, Jeremy? Meglio chiamare la super pattuglia. Ragazzi, sappiamo che è tardi e probabilmente voi state per tornare a casa, ma abbiamo un problema. Jeremy stava tornando a casa dal lavoro quando una figura spaventosa con degli occhi strani e un volto scheletrico è uscita dal vicolo. Potete aiutarci? Ah, fantastico! Meglio fare presto! La super pattuglia è qui, Jeremy. Loro andranno a fondo di questo mistero. Ok, conducili nel posto in cui hai visto quella strana figura. Sei sicuro che questo sia il posto giusto, Jeremy? Sembra che non ci sia niente qui. Forse è andata via. Perché non dici a Matt quello che hai visto? Occhi traslucidi, una faccia da scheletro, uno strano cappello. Va bene, babbo. Hector può cercare dall'alto e puntare verso terra un riflettore per vedere se c'è qualcuno nel vicolo. La figura con il volto da scheletro se n'è andata, Jeremy. Hai trovato qualcosa, Matt? È vernice quella? Che cos'hai lì, Frank? Avete risolto il mistero, ragazzi? Oh no! Ancora quel rumore! Sta arrivando qualcuno! Adesso ce ne sono tre! Accidenti! Perché stai sorridendo, Matt? Non hai paura? Papà? Non c'è niente da temere? Ma sono Tom, Baby Tom e Baby Amber! Sono dipinti per El Día de los Muertos, la celebrazione dei morti! Non potevi capire Tom, Jeremy, perché aveva denti da scheletro nella bocca! Il mistero è risolto, ragazzi! Grazie per il vostro aiuto, Super Pattuglia! Tom è dispiaciuto per averti spaventato, Jeremy. Arrivederci a tutti. Ci vediamo la prossima volta. La Super Pattuglia.
Ciao Matt, ciao Frank. Che bella giornata, non è vero? Amber, cosa sta succedendo? Perché sei triste? Oh, povera Amber, hai perso il tuo lampeggiante. Niente paura, Amber. Matt e Frank ritroveranno il tuo faro lampeggiante e te lo riporteranno in un baleno. Andiamo ad avvisarli. Matt, Frank, Amber è in difficoltà. Ha perso il suo faro lampeggiante. C'è bisogno che le diate una mano a ritrovarlo. Amber, è vicino all'ospedale, Matt. È sulla tua sinistra. Amber, Matt e Frank sono qui per aiutarti. Ok, Matt e Frank, andiamo. Per prima cosa, controlliamo al parco giochi. No, non è qui. Matt, Frank, forse dovremmo chiedere ad altre macchine se hanno visto il faro di Amber. Andiamo a trovare Tom. Forse ci può aiutare. Ciao, Tom. Stiamo cercando il lampeggiante di Amber. L'hai visto per caso? Andiamo a parlare con Gary, il camion della spazzatura. Ciao Gary, hai visto il faro di Amber? Coraggio! Sono sicura che non ci vorrà ancora molto. Cosa c'è, Frank? Sì, hai ragione! È il lampeggiante! Ben fatto, amici! Ma come faremo a recuperarlo ora? Fantastico, Frank! Che buona idea! Bravo, Frank! Amber, Matt e Frank hanno ritrovato il tuo lampeggiante! Wow! Funziona benissimo! Congratulazioni, ragazzi! Avete fatto un lavoro incredibile! Alla prossima, amici miei! La super pattuglia! Ci sono Matt e Frank! E sembra che abbiano visto qualcosa. Beh, questo effettivamente è strano. È Susie, il camioncino rosa. Che cos'è quel rumore?
Gary, potresti venire ad aiutare Susie? Grazie, Gary. Stai bene, Susie? Ma cosa ti è successo? Tu non sai quello che è successo perché stavi dormendo? Che strano! E anche tu, Gary, hai trovato diverse altre vetture su un fianco questa mattina? Non ti preoccupare, Susie. Matt e Frank organizzeranno una ronda notturna e prenderanno chiunque stia facendo questo. Ecco i nostri detective della notte, nascosti nel buio. E c'è Susie, profondamente addormentata. Tutto sembra normale fino ad ora. Potrebbe essere lui il criminale? Oh, è Gary! Non può sentirci! Gary? Ehi, Gary! È addormentato! Gary, svegliati! Stai camminando nel sonno! Va tutto bene, Gary. Hai avuto un episodio di sonnambulismo. Susie, sei al sicuro ora. Gary è davvero dispiaciuto, Susie. Forse potresti cominciare ad indossare un blocco per le ruote, Gary, in modo da non andare vagando nella notte di nuovo. Buona idea! Vai a metterne uno adesso. È ora di andare a dormire. È ora di andare a dormire anche per Susie. Buonanotte, Susie. Ragazzi, è stata una serata intensa. Sono sicura che anche voi due avrete bisogno di dormire un po'. Buonanotte, Matt. Buonanotte, Frank. E buonanotte, Gary. Basta sonnambulismo. La super pattuglia. Buongiorno, Jeremy. Vedo che hai una gomma a terra. Stai aspettando che Tom te la sistemi? Cosa vuol dire che non riesci a trovare Tom? Non è qui da qualche parte nel garage? È strano. Non preoccuparti, Jeremy. Chiederemo alla super pattuglia di indagare su questa faccenda. Ciao, Frank. Ciao, Matt. Abbiamo bisogno del vostro aiuto. Sembra che Tom sia sparito. Forse potreste pattugliare le strade e scoprire se qualcuno lo ha visto.
Ciao ragazzi, avete visto Tom ultimamente? Jeremy ha bisogno di cambiare una gomma e non riesce a trovare Tom. L'ultima volta che l'avete visto era stamattina, mentre andava via rapidamente dal negozio con uno zaino nuovo. È strano. Mi chiedo a che cosa gli serva uno zaino e perché era così di fretta. Pensi che sia andato a fare un viaggio, Matt? Ma ci avrebbe avvisato, non pensi? No. Ciao, Hector. Stiamo cercando di risolvere un mistero qui. Non riusciamo a trovare Tom. Tu l'hai visto? Sì? È fantastico! Dove? Stava allontanandosi da Car City questa mattina. Buona idea, Matt. Tu e Frank potreste far visita a Ben. Lui vive nel punto più distante dalla città, quindi se Tom ha lasciato Car City, Ben potrebbe averlo visto. Grazie, Hector. Oh no, Matt! Adesso anche tu hai una gomma a terra! È terribile! Cosa faremo adesso? Non credo ci sia qualcosa che tu possa fare per risolvere il problema, Frank. Non hai gli attrezzi adatti. Solo Tom li ha. E lui è sparito. Sia tu che Matt avete lavorato con troppo impegno su questo caso per rinunciare ora. Che cosa c'è, Frank? Hai un'idea? Pensi che Matt dovrebbe stare qui tranquillo e che potresti proseguire tu da solo l'indagine? Questo è il meglio che si possa fare, hai ragione. Andiamo, cerchiamo di trovare Tom. Ciao Ben, ciao Harvey, avete visto Tom andare via da Car City questa mattina? Capisco, tu eri fuori città stamattina e sei appena tornato. Tu hai visto Tom questa mattina, Harvey? Lo hai notato mentre guidava verso la nuova scuola guida fuori città? Ma è strano, Tom non ha bisogno di lezioni di guida. Frank, penso che sia necessario fare un salto alla scuola per vedere cosa sta succedendo. Questo spiega tutto! Tom stava portando suo figlio al suo primo giorno di scuola! Che sollievo! Non sapevamo cosa ti fosse successo, Tom! Bel lavoro investigativo, ragazzi! Il mistero è risolto!
Ora che siamo sulla via del ritorno a Car City, abbiamo un paio di lavoretti per te, Tom. Jeremy e Matt hanno una gomma a terra e hanno bisogno del tuo aiuto. Ci sarà da fare stasera. Arrivederci alla prossima, amici. Ciao! Ha ha ha!